Sul progetto di Tor di Valle, molto banalmente, lì pendeva e un giudizio della Regione Lazio sulla validità del terreno sul quale il progetto si posa. E è questo che io ancora non ho capito anche della manfrina che stanno facendo, hanno fatto sia il sindaco che la Regione Lazio. Su Quindi quel non ha terreno capito si può l'accordo. costruire o non si può costruire? Questa era la domanda. E non era un tema politico, è un tema tecnico. Sì. Perché non, se non si può costruire, non si costruisce. Se si può costruire, allora Quindi lei non si avrebbe costruisce. preso la stessa decisione della No, io ho sindaco sempre Raggi? detto, però non ho gli elementi per valutare Sì. oggi il progetto del sindaco Raggi, perché io ricordo che il sindaco Raggi, il comune ha detto no al progetto dello stadio. Poi è arrivato Beppe Grillo e ha detto sullo stadio interroghiamo i romani. Poi è venuto a Roma e ha detto lo stadio lo facciamo ma non a Tor di Valle e il giorno dopo ha detto lo stadio lo facciamo a Tor di Valle. Quindi, Però non con le difficile. torri, insomma. Esatto, io ho sempre detto che avrei valutato nel merito il progetto e che avrei sicuramente lavorato su una diminuzione delle cubature rispetto a quello che si prevedeva di costruire con il progetto marino e che bisogna valutare ovviamente la possibilità per lo stadio di non incidere negativamente ma positivamente sulla E città e non sul si è fatta quartiere. ancora un'idea, mi Su questo pare io non, ma noi non abbiamo mai visto, io sono consigliere comunale, di capire. noi non abbiamo mai visto nessun progetto di quello di cui sta parlando il sindaco, perché tutto Ma avviene al quindi di le fuori sembra una dell'amministrazione. decisione un po' opportunistica mi sembra di capire, del Ma sindaco? guardi, io questo non glielo so dire, e a Neanche me questo. pare intanto una decisione non del sindaco, quella è una decisione Beppe Grillo, che è venuto con il suo consulente di fiducia, che non è un uomo di Roma, da Genova, e quello si è messo seduto con le persone incaricate del Va progetto, con chi bene, ha e la promosso il progetto, e storia? hanno deciso, ma noi non ne sappiamo niente, non scorderò mai il lavoro fatto dal Movimento 5 Stelle per mettermi i bastoni tra le ruote sulla proposta di legge contro le pensioni d'oro, perché a loro dava fastidio che lo presentasse qualcun altro che non erano loro. E allora, pur di non fare approvare una legge buona promossa da qualcun altro, bisognava fermarla per dire che noi siamo gli unici. Ma così non si governa l'Italia, così si fanno gli interessi di partito. A me non interessa fare gli interessi di partito, non mi Però è interessa terrorizzare nessuno, a me interessa dare risposte agli italiani. stato molto abile, no? La Raggi ad appoggiare, diciamo, secondo me, i tassisti. Non ci vede, almeno io ce lo vedo, vedo un tentativo, un progetto politico, intendo dire, a Roma della Raggi dietro questa posizione, di entrare proprio sul vostro terreno, cioè di entrare e appropriarsi sui terreni di lotte sociali che voi avete in questi anni rappresentati molto bene. Non vede questo come un progetto da No, parte dei io l'ho 5 visto più Stelle? come un tentativo di, diciamo, distrarre l'attenzione dei romani e non solo sulla Distrarre totale l'attenzione. inutilità dell'amministrazione Raggi e forse anche su alcune delusioni dell'amministrazione Raggi proprio su quei temi sociali dei quali lei parla. Perché io ricordo una Virginia Raggi in campagna elettorale che faceva il giro dei mercati rionali promettendo a una realtà importante, io credo che i mercati rionali siano estremamente importanti, soprattutto nell'era dei mercati finanziari, no? Promettendo che avrebbe rivitalizzato i mercati e poi ha preso e ha tagliato il 40% delle risorse. E con i mercati rionali e tutti quanti coloro che ci lavorano totalmente basiti. Ricordo una Virginia Raggi che parlava di sicurezza, di superare per esempio i campi Rom, ma quando Fratelli d'Italia ha presentato la sua proposta molto articolata e molto seria per dire basta all'unicum dei campi Rom in Europa, loro hanno votato contro, perché poi su queste politiche votano sempre. E stanno sempre schierati esattamente come la sinistra. Quindi voglio dire, a me pare che ci sia, su tutto il resto dicono di no e fanno prima, perché la grande rivoluzione dei 5 Stelle alla fine abbiamo scoperto che era dire di no. Non si fa niente, così non possiamo sbagliare, non si può rubare. Grazie, eravamo capaci, a Roma si dice eravamo buoni tutti, no? Ecco, penso che fosse più che altro questo, il tentativo di spostare l'attenzione, ma quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti. Dopodiché io spero che i 5 Stelle governino a Roma, devo dire, mi ha fatto molto sorridere. Mi ha fatto sorridere sentire Alessandro Di Battista dire, beh, ma noi stiamo facendo esperienza. Perché Annunziata, io non penso si faccia il tirocinio da sindaco di Roma. Se vuoi fare il tirocinio, fai il consigliere comunale. Perché se tu fai il tirocinio da sindaco di Roma, la città finisce in ginocchio. Così come mi ha fatto sorridere sentire ieri Beppe Grillo dire, ma che volete da noi? E che volete? Ma Roma ha 8.000 chilometri di strade. Ma va. E quindi? Il problema è di Roma che ha troppe strade. Scusate.